Matteo, ti presenti col biglietto da visita di aver parato il rigore a piccione in uno dei due match della scorsa stagione e oggi sei qui a Teramo? Sì, sicuramente è stata una chiamata che mi ha chiamato l'allenatore, mi ha chiamato la società, quindi è difficile, quasi impossibile rifiutare la chiamata del proprio allenatore. Quindi sì, il destino ha voluto che io arrivassi qui a Teramo e quindi sono contento. Allenatore che conosci molto bene per averlo avuto a Pordenone, come l'hai ritrovato? L'ho ritrovato sempre uguale, con grande passione, con grande voglia, con grande abnegazione, con grande spirito di fare qualcosa di importante, quello che comunque questa società e questa piazza merita. Trovi anche concorrenti importanti per il tuo ruolo perché c'è il più giovane Lewandowski, c'è Gomis che è ancora però in fase di ripresa, ci sarà duello anche in porta. Ma come ho detto prima, le gerarchie le sceglierà il mister, poi dopo, come in ogni ruolo, credo che ci debbano essere delle gerarchie che poi dopo saremo noi a tenercele strette, quindi di conseguenza sì, ci sono altri due ragazzi e quindi c'è sicuramente un'amicizia perché comunque ci rispettiamo lavorativamente parlando e quindi poi dopo poi sarà il mister a decidere. Vedendo il Teramo inserito nel girone C, che sensazione hai? Ma una sensazione che comunque un girone valeva l'altro, nel senso che il girone B è molto equilibrato, il girone C è molto difficile sotto il punto di vista ambientale, quindi ci sono squadre importanti, piazze importanti, quindi sicuramente come l'anno scorso sarà un campionato molto equilibrato, molto difficile e cercheremo di dire la nostra. Conoscevo praticamente, ci conosciamo un po' tutti perché comunque bene o male girando negli anni si gioca sempre conto e quindi c'è grande, grande rispetto e questo penso che sia una bella base di partenza perché quando tra di noi c'è rispetto e lealtà credo che poi dopo tutto il resto diciamo passa un po' in secondo piano perché secondo me quando ci sarà il gruppo, quando c'è il gruppo è già un bel fattore di partenza quindi speriamo di consolidarlo ancora di più in questi giorni a Celano. Può darsi un obiettivo minimo il Teramo, secondo te? Ma io sinceramente non vorrei parlare di obiettivi, perché dobbiamo ancora partire, dobbiamo ancora conoscerci, come ti dicevo prima. Sicuramente l'obiettivo è quello di ripagare la fiducia di questa società, di questo allenatore che ce la stanno dando e soprattutto di portare grande entusiasmo e cercare di portare sempre più entusiasmo in una piazza che vive di calcio.